come veniva raccontata la tecnologia aeree geologiche fa? Lo scopriamo con la nostra rubrica Il Popolo. Il popolo della rete. Uno, tre. Speriamo che ci sia. Sembra proprio che non se ne possa fare più a meno. Il radiotelefono sulla macchina, oltre a essere utile, è anche un segno distintivo di prestigio. Non c'è VIP o uomo d'affari che già non lo adoperi. Semmai è che ogni VIP ha più di un'auto e avere un radiotelefono su ogni macchina complica un po' le cose. Perché VIP o non VIP, come dice un nuovo proverbio, c'è sempre di mezzo la bolletta SIP. Ma il problema è un altro. Il radiotelefono, se usato in marcia dal guidatore, può anche diventare uno strumento pericoloso, perché obbliga il conducente a una guida meno sicura, dovendo impugnare il volante con una sola mano. Ma vede, dottore, la soluzione c'è. Ah sì? Basta usare la cuffia microfonica Landon con un auricolare, con il suo microfono, che lei si mette come vuole e lei può guidare con le due mani sul volante. 10 e lode a chi ci ha pensato per primo. Questo è il nostro uovo di Colombo. Questa è una cuffia microfonica che consente di guidare sicuri anche trasmettendo e ricevendo con un radiomobile. Si tiene tutte e due le mani sul volante anziché averne una soltanto come era col tradizionale radiomobile. Abbiamo altri prodotti, tra cui il telefono portatile a distanza di un raggio di 200 metri consente di ricevere le telefonate sempre da radiomobile. Ah, ma questo già esisteva? No, questo qui non esisteva, esisteva per casa. Questo esisteva ecco. Per casa. Invece questo abbiamo fatto si può adoperare anche? In auto, è stata adottata una modifica che consente di fare lo stesso funzionamento che allora era in casa, di farlo in auto. Siamo però orgogliosi della nostra novità, che è un telefono, questo qui che lavora... No, questa è una valigia. È una valigetta, però è un telefono, come quelli fissi in macchina. È lo stesso funzionamento, però è portatile. Uno lo può portare in uno yacht, in campagna, in una baita sperduta. E che potenza ha? Ma ci sarà pure in qualche posto dove non può funzionare questo? Non funziona nei posti dove i ripetitori SIP non sono ancora stati attivati. Gli unici posti è dove la SIP ancora non è arrivata col segnale. Ma è praticamente copre tutta la penisola? Praticamente copre tutta la penisola. Sì, però io questa 24 ore non si può adoperare su tutte le vetture. Questa si deve adoperare sulle grosse vetture, su una... di piccola cilindrata con il peso che ha pesa molto, ma non, secondo me non è un peso eccessivo. Certo, tutto, lo porta la macchina, certamente, lo porta la macchina e costa molto. Come l'ho detto prima, dipende dall'utilizzo che uno ne fa. È chiaro che se uno deve prenderlo per farsi vedere così, perché ha la valigia, è chiaro che può anche costare molto. No, può anche andare con una valigetta vuota. Può anche andare con una valigetta vuota. Invece se uno le serve, vedrà che questo inconveniente non lo troveremo. Allora avevamo detto dell'ordine dei 5 milioni tutto sommato. Certo, la valigetta senza il telefono costa 1.580.000 lire più IVA il 19, che è l'IVA in vigore adesso in Italia. Il telefono è un normale, come ho detto prima, telefono SIP, e costa 2.850.000 più IVA il 19.